ragazzi, su iNoob Channel, il canale dei Mythbusters, tornati con il quarto episodio su Call of Duty Advanced Warfare. Mito numero 1: posso eludere la torretta robot grazie al fumogeno? Questa torretta robot che praticamente è cieca, non ci vede mai. È la torretta robot di Bocelli, quindi ragazzi, un po' di rispetto. Un po' di rispetto. Che già ci vede in bianco e nero, ma forse non ci vede neanche in bianco e nero, perché noi adesso andiamo con il nostro fucilotto a pompa a cercare la torretta che... Non ci vede, ma torretta che cosa combini? Siamo qui in mezzo al fumo e non ci vede, ma che sensori hai? Torretta! Torretta, sparaci! Ah, brava torretta! Brava torretta, stava facendo un video! Ah, brava! Brava! Ah, queste torrette! Mito confirmed! Numero 2! Ce lo domanda Luca! Si può uccidere un nemico mentre sta entrando nel Goliath? Questo stupido robottone... Entra nel subito robottone, Shinji! Chi capirà questa battuta? Chi la capisce? Io non l'ho capita. Tu non hai visto Eva Bridge? No. Ti sei perso una grande parodia. Comunque, spariamo tre colpi easy di fucilozza a pompa al nostro amico Capparella, che non muore. E ci tengo a sottolineare che la salute era minima. Sì, sì, era al minimo la salute. E in Miti la salute è minima, infatti c'ha le mestruazioni, entra e si cura, è mortale, giusto? Giusto così. Sfatato, busted. Mito numero 3. Si può uccidere un nemico piazzando uno scudo antisommossa equipaggiato con piazzamento shock? Quindi, anche questa volta, mito con la vita al minimo, diciamolo, perché bisogna essere sinceri ed onesti. Carlo Conti dice scossa? E scossa! Scossa, ragazzi, o Amadeus, chi è uno o l'altro. Lampadati uguale, confirmed. Mito numero 4. Si può distruggere un Warbird con un attacco missilistico? Questo mi sembra molto un mito all'Akbar. Dove la canzoncina araba. Oh yeah. All'Akbar, okay. All'Akbar. I said all'Akbar. Piovono missili dal cielo, esplode il mondo. Esplode pure un Warbird. Colpo di scena, lo becca proprio al volo. E il nostro Warbird non c'è più. All'Akbar. Confirmed. Mito numero 5. Si può distruggere un UAV con l'M1? Che per chi non gioca a Call of Duty, l'M1 è il classico laserone. Il laserone è quello violento. Quello che ha anche una portata, a quanto pare, di 68.000 km, a parte potenza di fuoco. Quindi lo UAV lo colpiamo. Facciamo una sfilza di hitmarker, manco fossimo in un MLG. Ci scappa dietro le transenne, lo andiamo a riprendere dall'altra parte. Perché le transenne sono indistruttibili. Oh mia dia. Ce l'abbiamo fatta dopo, 5 minuti, quindi è confirmed. Mito numero 6. Si può distruggere un Goliath con il coltello tattico? Questo Goliath che ritorna sempre nei miti, ci distrugge con qualsiasi cosa. Adesso proviamo con il puntaspilli. Col coltellino. Andiamo a vedere, perché... Se glielo spariamo nelle palle, ragazzi, non c'è neanche l'hitmarker, quindi sembrerebbe immortale. Ma... E invece no. Ma ti ferisci pure a colpirlo? No, non è che ti ferisci, quello è il sangue che schizza dal robottone. Ah, perché è un robottone che funziona a sangue. Sì. Ah. Buona sapersi. Confirmed. Basta qua. Mito numero 7. Si può chiamare una DNA bomb mentre la violazione dei sistemi nemica è attiva? Sei un po' confuso, perché in questo nuovo Call of Duty il sistema MP si chiama violazione dei sistemi nemici. Non potevi scrivermi MP? No, non potevo. Non stavo capendo cosa stessi leggendo. E ok, qua ci hanno hackerato l'Apple Watch. L'Apple Watch! Con il nostro Pip Boy 4000, non funziona un cazzo, ragazzi. Ora sì, E solamente una volta finita la violazione sistemi nemica si potrà chiamare la DNA bomb. What the fuck? Ok ragazzi, l'episodio è finito. Incredibile. Arriviamo a 5.000? 5.000 mi piace per il prossimo episodio. Commentate suggerendoci i miti da sfatare e non le challenge. Questa volta niente challenge. Seguiteci su Facebook, su Instagram, su qualsiasi altro social dal camper. E da Spawn è tutto. Ci si vede con un prossimo episodio.